Radio Frequenza, una radio da vivere. E stiamo facendo un bel tuffo nel Sanremo 2017. Abbiamo ascoltato un paio di brani e sicuramente nel corso della giornata ne ascolteremo altri. Non potete scappare da Sanremo, non potete. Bene, siamo arrivati al momento più importante della nostra pausa caffè di quest'oggi, perché ve lo abbiamo annunciato nel corso della nostra pausa caffè, ve lo abbiamo annunciato soprattutto attraverso le nostre pagine Facebook, perché quest'oggi, 13 febbraio, è il World Radio Day. Radio is You, ovviamente è una iniziativa che è organizzata e promossa insieme all'UNESCO, e noi quest'oggi per l'UNESCO abbiamo una persona, una cara amica di Radio Frequenza. Stiamo parlando di Marta Ferrara. Marta, buongiorno, ci senti? Ci sei? Buongiorno a tutti. Oh, ce l'abbiamo fatta. La nostra Marta quest'oggi è molto impegnata, però è voluta essere qui con noi a Radio Frequenza per parlarci di questo importante, di questa importante giornata, di questa importante iniziativa. Buongiorno Marta, partiamo subito cercando di capire, di spiegare ai nostri radioascoltatori che cos'è questa giornata, questa World Radio Day. Sì, Sergio, grazie. Oggi è la giornata mondiale della radio e lo facciamo con voi, con Radio Frequenza, onoriamo questa giornata che è stata proclamata dall'UNESCO nel 2011. Quindi oggi siamo nel 2017, quindi è il sesto evento organizzato dall'UNESCO in onore della radio. Ed è stato proclamato con un atto ufficiale che è una risoluzione del 2011. Quest'anno il tema è declinato nel concetto di radio come strumento nelle situazioni di emergenza e di disastro. Ogni anno l'UNESCO appunto declina questo tema generale in profili di stretto interesse, e quest'anno appunto il ruolo della radio nelle situazioni di emergenza. Ci piace festeggiare con Radio Frequenza e ricordare questo evento insieme ovviamente al Comitato Nazionale Giovani per l'UNESCO Regione Abruzzo. Ormai siamo diventati una cosa sola, noi e il Comitato Giovani UNESCO, partecipiamo a diverse iniziative e ci piace avervi ospiti qua per raccontare ai nostri ascoltatori quelle che sono le vostre importanti esperienze. Bene, qual è il tuo rapporto con la radio? Cioè, mi piacerebbe capire un po', l'ascolti, ti piace farla quelle volte che sei stata qui insieme a noi? Che cosa ti piace dello strumento comunicativo che è la radio? Guarda, il mio rapporto con la radio è un rapporto continuativo, però credo che la versatilità e la capacità insomma di diffondere informazioni siano caratteri essenziali che si offrono a tutto il pubblico, e la giornata di oggi vuole utilizzare questi caratteri, appunto la versatilità, la diffusione, l'economicità, per veicolare lo strumento radiofonico per fini fondamentali che hanno a che fare con i diritti umani, quindi sicuramente un'affezione personale allo strumento radiofonico, ma anche una funzione sociale essenziale che ricordiamo oggi, Sergio. Bene, bene, una giornata molto importante, soprattutto per noi che la radio la facciamo tutti i giorni, che la radio la portiamo all'interno della nostra università e non solo, in tutto il territorio ovviamente teramano e ascolano. Il mio rapporto con la radio ovviamente è molto particolare, sicuramente nel corso della giornata vi racconterò un po' come mi sono avvicinato a questo magico mondo, un po' come è stato non voglio dire uno sbaglio, ma è stato veramente un incontro casuale, poi come tutte le belle storie da amore è sfociato in un grande rapporto di passione. Bene, quali sono le iniziative che UNESCO Giovani ha in mente nel corso dell'anno, nel corso di tutta la sua attività? Ecco. Allora, passiamo subito alle altre giornate e poi torniamo assolutamente. Di oggi. In realtà sul sito della Commissione UNESCO Giovani, che io ricordo che è www.unescogiovani.it, sì, è possibile prendere visione di tutte le giornate internazionali celebrate dall'UNESCO. Oltre a quella di oggi, per il mese di febbraio, il 21 si festeggia e si ricorda la giornata mondiale della lingua madre. Uh-huh. E mi piace ricordare per il mese di marzo, oltre a una serie di giornate, fra cui la giornata internazionale della donna e della poesia,
la giornata internazionale dell'acqua, il 22 marzo, e la giornata internazionale del teatro, che è quella del 27 marzo, per il quale il Comitato Giovani della Regione Abruzzo si sta già attivando, ma poi lo vedremo più in là, magari se ci sarà occasione ne parleremo anche con voi. Assolutamente, no, ti stavo proprio dicendo questo, abbiamo dato delle date, ma io e te, quando fissiamo le nostre agende in modo tale da poterle raccontare qua, anche perché sono poi delle giornate che sono particolarmente interessanti e che possono ispirare i nostri ascoltatori, sarebbe bello che magari potessero partecipare attivamente a questa serie di iniziative. Bene Marta, ti chiedo di aspettare un qualche minuto perché dobbiamo dare la linea alla regia per un po' di musica. Per te ho selezionato un brano sempre di Sanremo, ovviamente, perché per ora ci tocca e va bene così. Il mio omonimo, il mio buon Sergio, anche fisicamente abbastanza grosso come me, quindi andiamo a sentire Con te di Sergio Silvestre. Marta, rimani in linea, ci sentiamo tra pochissimo. Radio Frequenza, originale come te. Abbiamo ascoltato il mio omonimo, il buon grande grosso Sergio, il bonaccione Sergio, che ha cantato questo brano molto melodico, molto sentimentale a Sanremo. Nel frattempo ci ha raggiunto anche la nostra Stefania D'Alonso, perché essendo il World Radio Day non poteva mancare la nostra Stefania. Buongiorno. Buongiorno raggio di sole. Verifichiamo se per caso Marta Ferrara è andata via. Marta, ci sei? Ci sono. Non ci delude mai. Non ci molla mai. Bene Marta, volevo con te parlare un po' in maniera molto più approfondita di questa giornata, questa radio sei tu, Radio Is You, del World Radio Day. Che cosa ci vuoi raccontare di questo evento? Sì, oggi si ricorda la proclamazione della giornata mondiale della radio da parte dell'UNESCO, sì. Avvenuta nel 2011, dopo una consultazione lanciata dalla Spagna e rivolta a tutti gli operatori del settore e al pubblico radiofonico. La data, quella del 13 febbraio, non è casuale, ma ricorda la prima trasmissione di Radio ONU rivolta a tutti i popoli del mondo, quindi è una data assolutamente importante e da ricordare. Per gli amanti della Kabbalah, la risoluzione con la quale è stata proclamata questa giornata è la C63, per i ragazzi di giurisprudenza che so che sono molto legati. Stefania infatti era interessata a questa cosa, era molto l'ho vista coinvolta, ecco. E devo studiare anche immagino, questa cosa. Immagino. quali sono gli obiettivi di questa giornata? Ecco, questo è un punto fondamentale. L'UNESCO celebra la radio come strumento per aumentare la consapevolezza e dell'importanza dei diritti umani e fa di questa giornata anche uno strumento di moral suasion sulle istituzioni affinché queste ultime favoriscano l'accesso alle informazioni e la collaborazione internazionale fra le emittenti. Ovviamente mi fa piacere richiamare questa giornata e inserirla all'interno del quadro della tutela dei diritti di accesso alle informazioni. La giornata di oggi si inserisce in una tutela in qualche modo multilivello, perché la libera manifestazione del pensiero in cui si inserisce appunto il sistema radiotelevisivo è innanzitutto un servizio sociale. Sì. Che è tutelato a livello internazionale dallo Statuto UNESCO, dalla Dichiarazione Universale dell'Uomo, dalla CEDU, dalla nostra Costituzione. Dunque è una giornata assolutamente sul piano formale e sostanziale centrale. E ricordiamo che è una giornata molto importante. Quest'anno io mi prendo tutte le colpe perché cioè, se non fosse stato per Marta che mi scriveva in privato e mi diceva: Osè, guarda che lunedì è la giornata mondiale della radio, dell'UNESCO e tutte queste cose. Io sono sincero, Marta, lo vedi. Magari mi sarebbe anche sfuggita questa giornata ed è una mia colpa legata alle mille cose da fare qui all'interno degli studi di radiofrequenza. Però voglio farti una promessa, Marta. Mi piacerebbe che l'anno prossimo
dato che siamo ormai al settimo anno, magari abbiamo superato anche la crisi dei sette anni, potremmo tranquillamente arrivare a fare una giornata importante, non ti dico una 24 ore, ma una 6 ore in cui parliamo di radio, invitiamo magari docenti, presidi, tutti gli appassionati della radio, riusciremo a fare qualcosa di più grande. Quest'oggi assolutamente sì, anche perché il Comitato Giovani UNESCO per l'Abruzzo ha già scelto come partner Radio Frequenza, quindi non possiamo che rinnovare questa partnership. Noi possiamo essere solamente felici di essere la voce di un gruppo di ragazzi bravi e motivati come voi, che fanno il bene per la nostra generazione, per il nostro paese, per tutte le cose che ci coinvolgono direttamente o indirettamente. Mi piacerebbe un po' approfondire il discorso dell'UNESCO Giovani, come tante cose, però fammi dare un attimo la linea alla regia, noi abbiamo dei tempi tecnici purtroppo da rispettare, e rientriamo tra pochissimo sempre qui in diretta con la nostra pausa caffè. Il prossimo brano lo ha scelto la nostra Stefania, non so perché, è l'unico, ne hanno parlato in tanti di questo brano, però io non, è l'unico che non ho veramente mai ascoltato. Allora, bisogna sapere semplicemente che Sanremo sì è il festival della musica italiana, ma qualche volta c'è anche qualche brano che riesce a spaccare radiofonicamente. Speriamo che non ci spacchi, però. No, questo no, i timpani spero perlomeno di no. Radio Frequenza, in sintonia con le tue emozioni. E che vuoi, cara Stefania, io sarò un po' vintage, un po' anzianotto, ma questo Samuel non lo comprendo. Come non lo comprendi? Non lo comprendo, sono di un'altra generazione. Era il frontman dei Subsonica, è tuttora il frontman dei Subsonica. Adesso capisco tante cose. Sei vecchio. Però sono sicuro che la nostra Marta Ferrara sia una fan dei Subsonica, è vero Marta? Lo ero in gioventù. Secondo me era una di quelle che andava ai concerti a Pocale, era sicuramente. Ma noi apparteniamo a un'altra generazione, Marta, questi giovani che ne possono capire di quello che abbiamo fatto noi, di quello che abbiamo perdonateci fatto. Perdonate di esistere. Ve ne ricordiamo, per chi si fosse sintonizzato solamente in questo istante, intanto sono le ore 10:24 dal computer di sinistra, le ore 10:21 da quello di destra, ricordiamo che oggi è il World Radio Day, questa giornata promossa dall'UNESCO, una giornata mondiale della radio 2017, il 13 febbraio, lo abbiamo ricordato nel corso della giornata. Non è una giornata che cade a caso, ma perché è stata la giornata in cui c'è stata la prima trasmissione, giusto, dell'ONU? Di Radio ONU. Bene, e lo abbiamo fatto insieme a Marta Ferrara, che è la responsabile dei rapporti istituzionali e dei rapporti con l'università. Meno male, perché con Marta abbiamo degli ottimi rapporti, quindi questi rapporti non possono far altro che essere amplificati. Bene, Marta, intanto ti ringrazio ancora una volta per aver dedicato questa mattinata a noi di Radio Frequenza, di averci voluto come voce di questa giornata mondiale della radio. Questo veramente te lo dico. Grazie di cuore da parte di tutta la redazione. Bene, abbiamo parlato della giornata mondiale, ma abbiamo parlato anche del Comitato Giovani UNESCO Abruzzo. Siete venuti qua diverse volte, abbiamo avuto il piacere di avervi nostri ospiti, ed è una realtà che sta che è in continua ascesa. Si può dire, non vorrei dire cose brutte, no sto scherzando ovviamente. E che tra l'altro io non conoscevo questa realtà. Che hai conosciuto qui a Radio Frequenza. Adesso. Vedi il potere di Radio Frequenza, il potere della radio, che fa conoscere dinamiche diverse da quelle che conosciamo tutti i giorni. Però ci piacerebbe per i nostri radioascoltatori conoscere quelle che sono le attività, quali sono gli obiettivi del vostro comitato, quelle che sono le motivazioni per cui un ragazzo dovrebbe poter partecipare con voi. Lo vedi questi giovani come prendono parola e mi aiuta subito. Brava Stefania. Stefania, ti vogliamo già dentro. Grazie. Allora, grazie Sergio, grazie Stefania. Ci siamo conosciuti con Radio Frequenza credo in novembre. Io sono membro insieme ad altre 16 persone del Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO Regione Abruzzo, perché la Commissione Nazionale Italiana UNESCO a livello nazionale ovviamente raccoglie tutte le esperienze territoriali, e noi per la Regione Abruzzo costituiamo appunto il Comitato Giovani UNESCO. Insieme a me, lo ricordavo, ci sono altre persone, tutte rigorosamente abruzzesi.
che apportano al nostro comitato competenze trasversali, perché siamo persone con background differenti, ci sono architetti, ci sono persone che svolgono ricerca accademica, persone impegnate sul fronte del turismo e dello sviluppo. Quindi non solo nell'ambito culturale, insomma. Perdonami Stefania, non quindi non solo nell'ambito culturale, siete un gruppo abbastanza eterogeneo. Assolutamente sì, e ciascuno di noi mette a servizio le proprie competenze per lo sviluppo degli obiettivi e dei valori dell'UNESCO. La giornata di oggi si pone in assoluta continuità con l'evento di cui abbiamo reso partecipe già Radiofrequenza, l'evento di novembre sulla libertà di stampa che abbiamo tenuto al Palazzetto dei Nobili all'Aquila, nella giornata appunto dedicata alla libertà di stampa. Quindi ciascuna regione sceglie di promuovere le iniziative dell'UNESCO a livello territoriale nel quadro degli obiettivi e dei valori dell'UNESCO, e questa giornata è diciamo il secondo appuntamento che si inserisce in questo quadro. E la nostra costituzione del Comitato Regione Abruzzo è recente, risale al 2015, e abbiamo alcune attività già calendarizzate in preparazione che però non vi posso svelare. La suspense. Ma noi siamo la voce dell'UNESCO giovani, ce lo dovete dire, così lo poi so, lo so, ma appena avremo la formalizzazione ufficiale sarete i primi, questa è una promessa. Va bene. I primi a essere informati. Per adesso stiamo portando avanti un progetto scuola di sensibilizzazione e conoscenza del territorio della Regione Abruzzo con appunto alcuni istituti scolastici, e ci avviamo anche a celebrare la giornata del teatro di cui parlavo prima, che era la giornata UNESCO per il mese di marzo, che si celebrerà il 27 marzo prossimo. Saremo presenti? Assolutamente. Io e Stefania te lo promettiamo personalmente, saremo fisicamente presenti a questa giornata. Che poi non è neanche una giornata fin troppo lontana. No, è un mesetto. Un mesetto e una settimana. Sì, siamo già pronti per l'organizzazione. Marta, non avevo dubbio alcuno che fossi pronta. Staccano vista come sei. Secondo me è già pronta dall'anno scorso, lei dal 27 marzo del 2016, un anno lei già si è preparata. Sì. Non rispondo a questo. Ovviamente era un complimento, Marta, era un complimento, non per altro. Altre attività, altre iniziative che vogliamo veicolare attraverso questo strumento di cui oggi si celebra la giornata mondiale? Sì, infatti credo che il miglior modo per onorare questa giornata è affidare a voi un momento di attenzione verso la declinazione di oggi della radio come strumento di risoluzione anche per le situazioni di emergenza e dei disastri. E mi piace invitare tutti, attraverso Radiofrequenza, a leggere il messaggio della direttrice generale UNESCO, che è Irina Bokova, che fa riferimento appunto a questo tema, e inserisce la radio identifica la radio come strumento di promozione dei diritti umani, della parità di genere, del dialogo e della pace, e soprattutto focalizza l'attenzione sul ruolo della radio per la realizzazione dell'agenda del 2030 per lo sviluppo sostenibile. Quindi io vi inviterei a cliccare sul sito UNESCO per leggere appunto questo messaggio, che è un messaggio che trovo che racchiuda bene il senso della giornata di oggi, e ad unirvi alle nostre iniziative, sia quelle del Comitato Giovani per la Regione Abruzzo e sia quelle della Commissione Nazionale UNESCO. Bene, allora ti invito come sempre a mandarmi un messaggino privato su Messenger, cosa che noi stiamo facendo nel corso della puntata, in modo tale che io possa trovare bene questo articolo e magari questa lettera scritta per l'appunto che abbiamo parlato adesso e leggerla magari nello stacco successivo della pausa caffè. Va bene. Allora Marta, io non so veramente come ringraziarti per aver scelto Radiofrequenza per onorare questa giornata. Da parte nostra un caloroso ringraziamento, e come sempre questa è casa tua, quindi non devi chiedere, quando vuoi venire apri qua la porta, entri in diretta, fai quello che vuoi, raccontaci quello che vuoi e noi saremo veramente contenti di ciò.
Grazie mille, grazie a voi per l'ospitalità. Dai, un abbraccio, ci sentiamo presto e ti aspettiamo ovviamente per tutta questa serie di iniziative, anche perché dobbiamo formalizzare questo rapporto tra UNESCO Giovani e Radio Frequenza. Facciamo una cerimonia proprio. Dobbiamo qui fare di matrimonio. Una cerimonia in pompa magna, sì, assolutamente. D'accordo, poi finiamo, ovviamente, finiamo sempre a cena perché lo sappiamo, però intanto cerchiamo di strutturare qualcosa di più formale. Cara Marta, grazie, grazie di tutto e noi ci lasciamo con il prossimo stacco musicale, che è stato quello che ha creato un po' di scalpore. C'è stata una dichiarazione della grande Fiorella Mannoia che ha detto che il suo brano, comunque vada, resterà nella storia. Ma se l'è tirata un po', Fiorella, ma se non se la tira Fiorella Mannoia, noi che possiamo fare?